Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i nuovi prodotti della linea PH Bio che ho trovato appunto questa mattina quando, come sempre, sono stata a fare un giro anche per fare un po' di spesa da Lidl. Erano annunciati questi prodotti PH Bio, ma anche l'arrivo di alcune novità già dal nuovo volantino, di cui vi lascio la foto qui, di modo che potete vedere bene naturalmente tutti i prodotti. Come sempre, ho trovato il solito espositore PH Bio in cui all'interno ho visto shampoo, bagno doccia, creme mani, creme corpo, ma anche scrub corpo, deodoranti, insomma un po' tutta la linea. In realtà già di questi prodotti vi ho parlato in due precedenti video, che naturalmente vi lascerò adesso elencati nelle schede. Penny! Penny! No, vabbè, ma ogni volta che faccio video questa va in giro per la strada. Penny, scendi giù dal muro! Amore della mamma! No, vabbè. Penny! Mo mi hai sentito? Torna di là subito! In un primo video, appunto, vi ho dato la mia opinione su shampoo, balsamo, bagno doccia, facendola breve, insomma, per il mio tipo di capello, lo shampoo non è proprio il prodotto adatto a me, mentre il resto, ragazzi, io lo adoro. In un secondo video, perché comunque ci sono state tantissime novità in questi anni PH Bio, ho visto invece che sono arrivati appunto i deodoranti, le creme corpo, le creme mani, lo scrub. Vi ho fatto la review di tutto e, ragazzi, io sono sincera, adoro questi prodotti. So che non hanno prezzi, diciamo, bassissimi come Sien, però la qualità degli ingredienti di ognuno di questi è fantastica. Questa premessa giusto per dirvi che nel nuovo volantino molte di voi, come me, hanno notato l'arrivo di tre nuovi prodotti. Uno per questa stagione estiva, due per l'igiene orale. Infatti sul nuovo volantino troviamo un latte dopo sole o crema dopo sole, un nuovo dentifricio PH Bio e il colluttorio. Come potete sicuramente immaginare, anche i nuovi prodotti PH Bio hanno un prezzo inferiore a 5 euro. E ora li vedremo subito insieme. Per prima cosa, proprio nell'espositore, ho trovato il latte dopo sole corpo e la crema dopo sole corpo. Ci tengo a precisare che entrambi i prodotti hanno un inci ottimo e naturalmente ho deciso di acquistare la crema dopo sole corpo, che è praticamente questo prodotto qui. È lenitiva all'aloe con estratti 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamidedea, PEG, SLES, SLS. È un prodotto biologico certificato IAB e vegan, ok. La confezione contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Qui dice naturalmente di utilizzarla dopo l'esposizione solare, l'inci è fatto benissimo e adesso apriamo questo tubicino e vediamo, anzi sentiamo la profumazione. Non è male, fresca. È proprio una cremina, vedete, bianca. Si assorbe abbastanza facilmente e ha un profumo abbastanza buono di gel d'aloe vera, molto molto basico. Non vedo l'ora naturalmente di provarla, soprattutto naturalmente come crema dopo sole per capire se veramente idrata e lenisce la pelle arrossata. Oltre alla crema dopo sole, come appunto prodotto per il corpo post sole, ho trovato nell'espositore anche il latte dopo sole corpo con estratti 100% bio, sempre privo di parabeni, paraffine, eccetera. Anche questa confezione contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. E anche in questo caso l'inci è ottimo perché sia nella crema che nel latte dopo sole abbiamo un'alta percentuale il gel d'aloe vera e naturalmente per le irritazioni e le scottature è un'ottima cosa. Sinceramente ho deciso di acquistare la crema dopo sole e non il latte dopo sole perché come concept di prodotto io preferisco sempre avere una crema che un latte. Il latte
latte è molto più liquido. La crema invece, essendo più burrosa, io avendo una pelle secca, riesco ad idratarla molto molto meglio. Però questo, vi ripeto, va molto a gusto personale, e i due prodotti, essendo molto simili di ingredienti e naturalmente avendo entrambi un buon inci, io vi consiglio di provare quello che più preferite. In realtà, quando sono andata da Lidl, non ho trovato subito i dentifrici e i colluttori, perché non erano insieme all'espositore ma in una parte con tantissimi altri prodotti, diciamo in limited edition. Il dentifricio è disponibile in 3 diverse fragranze e ha un prezzo di 2,99 euro. Io ho deciso di acquistare il dentifricio White pH Bio sbiancante, ideale per tutta la famiglia, con ananas e papaya. Mai provato una cosa del genere, per questo sono stata molto incuriosita, con xilitoro, zinco, PCA e zinco citrato, e cosa importantissima, non contiene fluoro, perché comunque anche normalmente non utilizzo moltissimo i dentifrici col fluoro. Denti bianchi, protezione totale, prodotto certificato AIAB, e non avendolo mai provato vi do solo una prima impressione. Questo è il tubicino all'interno, contiene 75 ml di prodotto, simile ai classici dentifrici, diciamo, normali. E la profumazione, devo dirvi, è molto buona. Naturalmente fatemi sapere anche voi, ragazze, nei commenti se avete già provato questo o altre fragranze di dentifrici pH Bio e se vi siete trovate bene o meno. Infine, come per il dentifricio, anche il colluttorio pH Bio è disponibile in 3 fragranze, a un prezzo di 3,69 euro, dà una protezione totale per denti bianchi ed è un prodotto biologico certificato AIAB. La confezione contiene 250 ml di prodotto. Io vi mando come sempre un bacio grande. Spero che il nuovo video aggiornamento pH Bio vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!